Diciamo le cose come stanno. La serie sui doppi sensi è una delle vostre preferite, ma è facile prendersela con un prodotto per bambini. E se invece oggi parlassimo di film che avete visto da bambini, ma che se rivisti adesso, beh, non danno proprio la stessa sensazione? E allora, bentrovati su Watch Mojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 film da rivedere da adulti e pentirsene. Nel senso, no, nessun pentimento. Però vi ricordate quel film innocente che secondo voi non faceva niente di male? Ecco, magari era un'allegoria della guerra in Kosovo. Non credo ci sarà questo specifico esempio, ma potrebbe anche essere. Oppure, vi ricordate quella frase innocente e che in realtà, se letta al contrario, diceva «Lode a te, sommo e orribile Cthulhu»? Ecco, avete capito. E se siete pronti all'ennesimo massacro del vostro passato, cominciamo con questa numero 10, Alla ricerca di Nemo, che resta comunque un capolavoro dell'animazione. Quella storia commovente del giovane padre single Marlin alla, come da titolo, ricerca del suo piccolo figlioletto Nemo che viene pescato e portato nel famoso acquario di P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. E ok, ma ci avete pensato un attimo? Marlin passa letteralmente dal fritto di paranza a un plateau di crudité di mare senza nemmeno riuscire a respirare nel mezzo. Incontra squali, campi minati subacquei, affronta l'oceano, un dentista idiota, una bambina terrificante e tutto questo per il suo povero piccolo Nemo. Insomma, Marlin è un padre che potrebbe sembrare overprotective, e forse in parte lo è, ma da noioso tizio qualunque alla fine fa davvero di tutto. Roba che manco Liam Neeson in quella saga in cui non sa chi sono, ma li troverà e li ucciderà. Qui ovviamente è difficile per un pesce pagliaccio fare strage di qualcuno qualcosa, però sotto sotto l'obiettivo e la dedizione di Brian Mills e Marlin sono gli stessi. Insomma, Taken è un remake d'azione di Alla ricerca di Nemo. I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. Alla numero 9, Clerks, Commessi, che non so se avete visto, però in quel caso recuperatelo, perché oltre a essere un gran bell'esordio, quello di Kevin Smith, tra pochissimo dovrebbe uscire il terzo attesissimo capitolo a distanza di tipo 20 anni. Però, se è vero che il film è semi-autobiografico, una volta cresciuti e magari con alle spalle un paio d'anni di lavoro a contatto con il pubblico, tipo bar, ristoranti e negozietti come il Quick Stop presente nel film, potreste rendervi conto che quelle che parevano reazioni esagerate, soprattutto da parte del protagonista Dante, perché Randall è sostanzialmente un cazzaro che se la prende coi clienti apposta, quasi a caso, e che vi facevano ridere, in realtà sono le sensazioni che un qualsiasi commesso prova davvero a contatto con clienti particolarmente noiosi, ma non solo. In generale, tutto il senso di perdizione di Dante, che vede il mondo scorrergli davanti, prendere e andare via mentre lui è bloccato dietro la cassa, da adulti diventa tutto un po' più nostalgico e intimo. Certo, sempre molto divertente e sguaiato, ma ti lascia un bel po' di malinconia in più. In realtà, poi, è valido anche il discorso inverso. Da clienti potete guardare a Clerks e pensare che, a volte, sì, il negoziante e il commesso possono risultare antipatici, ma non potete sapere se quello stesso commesso abbia appena litigato con la sua fidanzata o meno. Dunque siate carini, sempre. What about these two? Well, they suck. These are the same two movies. You weren't paying any attention. No, I wasn't. Alla numero 8, Peter Pan. Ne abbiamo già discusso ampiamente, ma visto che se ne presenta l'occasione, colgo la palla al balzo per ripetervi una sacrosanta verità, ma di quelle che fanno male se ancora non avete aperto gli occhi. Peter Pan non era affatto divertente, era probabilmente il male assoluto e tutto il film è sostanzialmente lotta del bene contro di lui. Eh? Calma, ora ci arrivo. Va bene che se vogliamo rimaniamo giovani per sempre, mentalmente parlando, e che crescere può sembrare noioso da piccoli, ma una volta cresciuti capiamo che Peter non ha solo circuito dei minorenni, li ha addirittura rapiti e alla fin fine non si può neanche dire che badi a loro come dovrebbe. Ma salviamo il fatto che Peter ci provi pure in ogni modo. Che scherzo sarebbe tagliare la mano a qualcuno e darla in pasto ad un coccodrillo marino? Quale bambino si comporterebbe in questo modo? Ted Bundy? Jeffrey Dahmer? Diciamolo quindi tutti insieme. Peter Pan è cattivo. Uncino meritava giustizia e probabilmente Wendy, Gianni, Michele e tutti i bimbi sperduti sarebbero stati da sottoporre a decine di anni di terapia psicologica. Proprio una bella fiaba per bambini, eh? Anche sulla questione del volare potremmo interrogarci meglio, ma arrivare ad associare la troca dei ragazzini mi pare troppo anche per voi. It's the same as having wings.
Let's all try it just once more. Look, we're rising off the floor. Jiminy. Oh, my. We can fly. You can fly. We can fly. Alla numero 7, Mrs. Doubtfire. Oh, hey, it's the same as always. We just have a really big backyard, okay? Allora, l'ho rivisto recentemente, ma tipo l'altro ieri, e confermo, resta una commedia inarrivabile e Williams fa uno show incredibile. Ma questo ormai classicissimo per famiglie a distanza di anni è un po' più complicato da un punto di vista di sceneggiatura rispetto a come potesse sembrare in passato. La storia è quella di un padre che, costretto dal divorzio a vedere pochissimo i suoi figli perché senza lavoro né situazione economica stabile, si trucca e veste come una tata ottantenne per farsi assumere dall'ex moglie e stare vicino ai suoi ragazzi. E ok, se da piccola la signora Hillard mi pareva un pochino esagerata, in realtà col senno del poi è Daniel a risultare il partner a cui avrei io stessa avvelenato le crocchette di pollo per poi farlo sparire in una valigia nel fiume. Inoltre, il personaggio di Williams, oltre a un fantastico crossdressing, compie anche gesti che non è che toccano lo stalking, lo travalicano. E sappiamo tutti che lo stalking è sbagliato. Hillard arriva addirittura, con lo spoiler, avvelenare il nuovo fidanzato dell'ex moglie. Cioè, tutto quel che Williams doveva fare era trovarsi un lavoro e una casa. E le norme per la custodia dei figli sarebbero cambiate per stesso parere del giudice. Dunque, perché tutto questo tran tran inutile? Per fare un film magnifico, probabilmente. Per avere un senso logico? Alla numero 6, Grease. Ecco, non sarà mistero, dovreste averlo visto, che a distanza di anni e anni dalla sua uscita, quello che sembrava un film magico e spensierato appare oggi invece un po' sessualizzato più del dovuto e veicolo di pessimi stereotipi di genere? Sì, esatto, perché le Summer Nights di cui parla Danny Zucco altro non sono se non i racconti del classico douchebag da high school americano che bullizza il tizio con gli occhiali e poi va a raccontare ai suoi sgherri di come ha rimorchiato quella ragazzina ingenua del primo anno. Cioè, è tutto sbagliato, raga! E non perché sia io moralista, ma perché davvero, che ne so, vogliamo parlare di Rizzo? Che passa tutto il tempo a fare la gnocca, tutti provano a rimorchiarla e la sua più grande paura è la gravidanza? Per non parlare di Sandy che, come dire, diventa davvero appetibile e potente solo indossando dei pantaloni di pelle che le risaltano il culo? La realtà è che Grease è uscito solo pochi anni prima della consacrazione di un grande filone, quello comico per adolescenti, tipo Animal House, Porky's, American Pie, My Al College, ed è solo per le canzoni che oggi parliamo di un musical e non sotto sotto dell'ennesima cagata americana. Alla numero 5, Insonnia d'amore. Oh, com'è romantica questa commedia romantica uscita nel periodo in cui le commedie romantiche sono esplose. E questa poi, Annie che si innamora di una voce sentita in radio per poi alla fine riuscire a conoscere la sua dolce metà sulla cima dell'Empire State Building. Oh, so sweet. Ma ne siamo sicuri? Cioè, ok, questo è il lieto fine sostanzialmente, ma come si arriva al lieto fine? Con Annie che letteralmente stalkera Tom Hanks e suo figlio praticamente ovunque, arrivando a seguirli in spiaggia e persino a casa. E il tutto avviene mentre Meg Ryan è ancora fidanzata, nascondendogli tutto questo suo debole per l'altro fino all'ultimo secondo prima di lanciarsi tra le braccia di Tom Hanks. Ciliegina sulla torta. Lo fa il giorno di San Valentino. Boh, più che di insonnia, il film parla sostanzialmente di ossessione psicotica di quelle brutte che di solito leggi sul giornale solo una volta che è troppo tardi. Alla numero 4, Aladdin, proprio quello della Disney, che vede ancora Robin Williams tra i protagonisti insieme alle sue diverse 10.000 imitazioni, gag e meravigliose frasi senza senso. E se da più piccoli una gag vale l'altra, una trasformazione di qui e uno sketch di là e ridiamo come degli scemi perché il genio fa ridere, vederlo da più grandicelli ti dà la possibilità di goderti tutte le sfumature che Williams ha dato al suo personaggio blu. E quindi va bene la trasformazione in Pinocchio, ma invece Jack Nicholson, Rodney Dangerfield, Ed Sullivan, e potremmo continuare, visto che, come abbiamo già detto altre volte, praticamente improvvisò metà delle battute e dunque fece davvero del suo per rendere quel personaggio convincente. Così tanto che poi, ok, il film non fu proprio strutturato su di lui, ma poco ci mancava. Vi fidate, vero? Is it safe? Sure, do you trust me? What?
Do you trust me? Yes. Alla numero 3, genitori in trappola. Allora. Partiamo con calma dalla storia. Nel 1986 Nick ed Elizabeth si innamorano, si sposano, hanno due gemelline, Allie ed Annie, poi divorziano ed entrambi si tengono una delle due bambine, senza dire la verità sulla sorella alla bambina che hanno in custodia. Alla fine le due bambine si incontrano ad un campo estivo, si scambiano, fanno innamorare di nuovo i genitori e via, ecco la trappola del film. Fine, tutto normale, a parte il fatto che due adulti sani e vaccinati, senza alcuna teoria bislacca, tipo come crescere i tuoi figli con qua e un pizzico di adrenocromo, decidono di dividere due sorelle gemelle come conseguenze di un divorzio, non rendendo le ragazze partecipi dell'esistenza della loro congiunta identica, né tantomeno di avere un genitore da qualche parte del mondo, che pare proprio strafregarsene della figlia a cui hanno scelto di non badare. Ma che film familiare è? Passi davanti ai bambini, ma per me quei due sono i peggiori genitori mai visti in un film non horror drammatico. Well, I'm quite grown up now and quite without a father. And I'm headed into my crazy mixed up teenage years and I'll be the only girl I know without a mother to fight with. Alla numero 2, Una pazza giornata di vacanza, forse tra i film più rappresentativi degli anni 80. Io non c'ero, ma posso garantirvi che all'epoca tutti volevano essere Ferris Bueller, era il più figo, mentiva ai genitori per starsene a casa, saltare la scuola e rubare la macchina del padre, via per il weekend per farsi un super giro, quella pazza giornata di vacanza, come da titolo italiano, insieme ai suoi migliori amici. E alla fine riusciva a fare tutto senza farsi beccare, che gallo. Ecco, passati 30 e passa anni, credo, lo possiamo dire. Oggi voi non siete Ferris Bueller, ma siete genitori che desiderano il peggior tipo di figlio al mondo. Drogato, jazzista, fotografo, scegliete voi il peggio, a patto che non sia Ferris Bueller. Bugiardo compulsivo, ladro d'auto e soprattutto la persona meno empatica del pianeta, che vede il suo amico Cameron depresso e pensa, invece di provare, non so, ad ascoltarlo o fare qualcosa, che il ragazzo abbia perso qualche rotella. Ferris, spero francamente che, come dice una popolare teoria dei fan, tu in realtà non esista e sia una parte malata della mente di Cameron, che confermerebbe quindi il suo bisogno d'aiuto. This may very well be for real. I think Cameron might have blown a microchip or two. He's always been a little keyed up. Prima che anche il vostro migliore amico si riveli un Ferris Bueller e vi trascini in una pazza giornata di insulti e manate in faccia, cliccate la campanella degli avvisi e già che ci siete iscrivetevi anche a WatchMojo Plus Italia, il nostro secondo canale. E alla numero 1, Mamma ho perso l'aereo. Ora, io amo questo film e amo anche il suo sequel. Amo Macaulay Culkin, amo anche suo fratello Kieran che interpreta Fuller e pure quel bulletto di Buzz e zio Frank e il signor McAllister e la signora McAllister e ovviamente anche i due ladri Harry e Marv. Insomma, adoro questo film. Ma questo non eluderà un dettaglio che una volta poteva essere coperto dalla sospensione dell'incredulità fortissima che abbiamo quando siamo più piccole e innocenti, ma che invece oggi proprio no. E lo dico, via, mi tolgo questo peso. Si sono dimenticati il loro figlio a casa. E va bene che hanno tanti figli. Va bene che sono la famiglia più confusionaria della Terra. Cioè, non potevano trovarsi direttamente all'aeroporto senza rendere la casa una caserma inutile? No, la rendiamo una caserma e poi ci dimentichiamo pure nostro figlio. Cioè, non sono saliti in macchina e dopo 2 metri hanno capito lo sbaglio. Arrivano praticamente a Parigi prima di accorgersene. E tutto sotto Natale. E il disguido con quell'impiccione del vicino di casa che entra nel furgone a curiosare non è valido. Signori McAllister, per favore, la prossima volta compratevi un serpente, quello gli dai da mangiare e per 5 mesi non si muove. E magari va pure d'accordo con la tarantola di Buzz. Kevin's not here. Kevin's not here. What? Allora, piaciuta questa lista?